Ciao chitarristi, allora la scorsa settimana abbiamo fatto un contest un po' diverso dal solito, c'erano tre contendenti al posto di due, hanno vinto i Green Day contro The Cooks e Blink 182, ma il contest non è ancora finito, nel senso che il vincitore l'abbiamo visto, hanno stravinto i Green Day, però adesso bisogna continuare per il secondo e terzo posto perché ne elimineremo solo una di queste tre. Per il momento i Blink stanno perdendo contro i The Cooks. Cos'altro? Quindi il contest andrà avanti questa settimana per decidere quale sarà il prossimo, ok? Vincitore per il prossimo contest tra Blink, stavo perdendo il plettro, tra Blink e The Cooks, appunto, come stavo dicendo prima. I Green Day hanno stravinto, quindi oggi vediamo il contest, sì, il contest, il tutorial dei Green Day. Ecco, quindi mi avete mandato un sacco di foto durante il contest, come sempre, la foto vale 5 punti, il commento vale un punto, mi avete mandato un sacco di foto e voglio mostrarle adesso perché sono veramente, veramente stupende. Ecco le vostre foto. Ok, allora non perdiamo troppo tempo e andiamo a parlare subito del brano. Prima di andare a vedere esattamente le note da fare, vi spiego un attimo un paio di cose. Prima di tutto è un brano abbastanza semplice per quanto riguarda le posizioni, per esempio questa. Adesso voi mi avete visto magari nell'introduzione fare questo, ma non c'è il barré, ok? Non esiste barré su questa canzone, non c'è. Ma bisogna lavorare molto molto bene sul muting con la mano sinistra. Ovviamente gli studenti più avanzati che hanno fatto i corsi sanno cosa vuol dire. Velocemente, praticamente bisogna stoppare tutte le corde che non servono, ok? Quindi tutte quelle che non devono suonare, ok? Ne suoneremo per esempio su questo riff qua solo tre alla volta. Quindi le altre tre bisogna stopparle, non bisogna farle suonare, perché suoneremo con la mano destra comunque tutte le corde, ma ne suoneranno solo tre. Quindi bisogna muovere sempre la mano, adesso dico le cose particolari, si muove sempre la mano, ok? In sedicesimi, infatti teniamo praticamente gli ottavi con la mano destra. 1, 2, 3, 4. Quindi se io facessi tutte le plettrate avrei i sedicesimi. Quindi suoniamo in ottavi, ok? Quindi. Ma ci sono anche delle parti in cui plettriamo tutto facendo delle cose più veloci in sedicesimi. Quindi per esempio quando faccio questo, ok? Questo passaggio qui, quindi. Sto facendo tutti, cioè sto muovendo la mano in sedicesimi e plettro anche i sedicesimi quando faccio questi fill, ok? Tra un accordo e l'altro, quindi passo da questo. Ok? Questi fill, ok? Sono tutti sedicesimi, ok? Perché stiamo facendo in ottavi noi. Ok, bene, ma andiamo a vedere bene quali sono le note che andremo a fare, ok? Andiamo a vedere bene, quindi nota per nota, le varie parti. Ci sono poche parti, quindi è molto molto semplice, anche il ritornello è tutto in power chord, ok? Con la distorsione, dopo andremo a vedere. Per quanto riguarda il suono pulito, io adesso sto utilizzando i due pickup, questi qua, quindi ponte e medio, quindi la posizione non quella tutto al ponte, ma quella un po' dopo, ok? La posizione subito dopo, anche se forse può essere che sia la posizione tutta al ponte in realtà, ok? Senti come cambia. È che avevo bisogno di un suono cioè più morbido dopo, con più attacco all'inizio, con più.
questo qua, ok, questo suono qua all'inizio. Quindi andiamo a vedere le varie parti, è abbastanza semplice come struttura, come eccetera, però ci sono queste cose qua appunto. E poi è molto veloce per quanto riguarda gli ottavi. Andiamo a vedere. Ok, allora cominciamo con la parte pulita, quindi partiamo da questa parte qua, ok? Ok, come ho detto prima, abbiamo la mano che si muove in sedicesimi e plettriamo in ottavi, ok? E per quanto riguarda la ritmica, io faccio per dare un po' di dinamica al brano, un colpo forte, uno più debole, ok? Quindi, ok? Tanto per non farla troppo dritta, ok? Ok, quello dove dobbiamo concentrarci, come ho detto prima, è il fatto di mutare tutte le altre corde. Infatti, se vedi questo qua, che sarebbe il Do diesis maggiore, come vedi nel riquadrino, praticamente ha tre note che noi scegliamo da suonare per questa volta, anche se l'accordo intero sarebbe questo, ok? Ma scegliamo tre note, quindi queste. Tutte le altre corde, come senti, non suonano. Quindi questa, questa e questa. Questa non suona, questa non suona e questa non suona. Ok? Quindi dobbiamo lavorare molto bene sul muting della mano sinistra. Ovviamente chi è uno studente avanzato che ha già fatto i corsi di chitarra facile ovviamente sa cosa vuol dire, sa come si fa. E quello che ti posso dire velocemente è che appunto con magari in questo caso usiamo l'indice per stoppare tutte le altre corde, ok? Quindi le sfioriamo con l'indice, a parte questa che la premiamo, ok? Quindi abbiamo detto, partiamo con questa posizione qua che è il Do diesis maggiore, dopodiché andiamo in Sol diesis maggiore, quindi ottavi sempre. Qua cominciamo a suonare i sedicesimi, quindi qua veramente suoniamo i sedicesimi, quindi ovviamente qua è minore, quindi facciamo questa posizione qua, Si bemolle minore, ok? E facciamo questa cosa qua all'inizio, infatti senti per esempio, io l'ho fatto anche qua in realtà, però andrebbe fatto solo dal si, cioè sul Si bemolle, sul Sol diesis minore che vediamo, anzi sul Sol diesis quarta che vedremo dopo e sul Fa diesis. Praticamente i riccioli, cioè questi fill qua vanno in queste posizioni qua. Qua niente, adesso lo mettiamo. Anche adesso. Anche adesso. Ok, quindi lo mettiamo qua. Semplicemente facciamo cioè al posto di fare solo gli ottavi facciamo i sedicesimi. Quindi è praticamente aggiungo una plettrata verso l'alto, tra una verso il basso e l'altra verso il basso, quindi ok, sarebbe la velocità sarebbe questa. Ok, quindi abbiamo detto Do diesis maggiore, Sol diesis, poi andiamo su Si bemolle minore, passiamo in Sol diesis maggiore con la quarta, ok, Sus 4, quindi abbiamo Fa diesis maggiore. Allora, io con la diteggiatura, come vedi, sto usando il mignolo per... Cioè, ovviamente si potrebbe fare benissimo anche così. Ok? Si potrebbe fare in questo modo, però mi trovo un po' in difficoltà dopo quando vado a fare questo passaggio qui. Allora, io utilizzo sempre il mignolo per poi fare... scambiare solo
questi due, ok? Ma in realtà si può fare benissimo. Ok, qui abbiamo questo, ok? Quindi vedi il riquadrino per capire quali sono le corde schiacciate. E poi appunto finiamo qui. Questo lo facciamo per un paio di volte, due o tre volte, dopodiché la terza o la quarta, adesso non mi ricordo bene precisamente, ma praticamente saltiamo il sol diesis quarta, quindi faremo. Ok, e poi parte il ritornello, ok? Quindi andiamo a vedere il ritornello, accendiamo quindi la distorsione più potente. Okay. Volendo possiamo anche mettere il pick up al ponte, io prima utilizzavo quello ponte e in mezzo, quindi la posizione è quella dopo il ponte, la seconda, ok? A questo punto faremo questa cosa qui. Qua si rifà fino a fermarsi poi sempre sul diesis maggiore. Praticamente sono tutti i power chord, quindi con la prima e la quinta, ok, do diesis maggiore, quindi quello di do diesis maggiore sul quarto tasto, quindi dirò solo i tasti che vado a premere. Qui facciamo un bicordo un po' particolare, praticamente sarebbe dovresti fare il Do, quindi il terzo tasto della quinta corda e il sesto tasto della quarta, sarebbe il Do diesis col basso in Do. Okay. Si bemolle, quindi io faccio al sesto tasto della sesta corda, sì, ma si può fare anche ovviamente sul primo tasto, cioè viene comodo, vengono comodi entrambi perché sono qui vicini, ok? Io preferisco questo sul sesto tasto sulla sesta corda, poi Sol diesis, quindi quarto tasto, secondo tasto e poi torno sul quarto, ok? Quindi allora, quando sono sul Fa diesis, ogni tanto faccio questo movimento qui, come abbiamo fatto prima sul Do diesis, okay? Anche qui mi sposto con l'indice di un tasto per fare. Ok, se vogliamo, in realtà non è che sia obbligatorio farlo. Se vuoi puoi anche aggiungere l'ottava ai power chords. Ok, quindi aggiungendo il mignolo sull'ottava. Bene, allora, quindi questo l'abbiamo visto, adesso c'è la parte intermedia. La parte intermedia che fa così. Ok, e poi c'è questa parte qui, quindi abbiamo semplicemente questo gruppo di quattro accordi che si ripetono, che è power chord ovviamente, si bemolle, sol diesis, fa diesis, do diesis, ok? Quindi con l'indice sul sesto, quarto, secondo tasto e poi quarto tasto della quinta corda, ok? Dopodiché ci fermiamo e c'è un'altra parte che c'è solo una volta in tutto il brano. Ok, qua si potrebbe fare con anche altre note, ma io te lo insegno con i power chords. Questa parte qui sarebbe praticamente questa.
Qua in realtà sarebbe meglio abbassare il volume per togliere un po' di distorsione, ok? Quindi abbassiamo il volume della chitarra. E qua poi li alziamo. Ok, quindi... si riparte con il ritornello. Ok, allora abbiamo visto tutte le parti del tutorial, abbiamo visto come suonare l'introduzione e che anche la strofa, diciamo, dopo abbiamo visto come suonare il ritornello e la parte anche che, diciamo, lo special, il bridge che c'è a un certo punto, che è una volta in tutto il brano. Quindi abbiamo visto tutte le parti. Se ti piacciono i Green Day, ti prego di mettere mi piace, devi farlo. Anche se ti è piaciuto il tutorial, magari non ti piacciono i Green Day, però magari questo tutorial ti ha fatto invogliare a provare a suonare questa canzone, perché alcune canzoni, anche se magari non ci piacciono, magari vediamo delle cose che ci possono interessare a livello musicale o a livello di suonare la chitarra. Ecco, quindi ti chiedo di mettere un mi piace, iscriviti al canale di YouTube per vedere i prossimi video in anteprima. Il prossimo tutorial ovviamente sarà la prossima settimana. Non dimenticarti di votare sul gruppo di Facebook di Chitarra Facile, dove appunto mettiamo tutti i contest per decidere poi quali saranno i tutorial. Ricordati, se hai una richiesta, falla nei commenti. Quindi se vuoi se hai una richiesta specifica per un particolare tutorial, vuoi che faccia una canzone, mettila qui sui commenti di YouTube, ok? Così vediamo, dopo lo metteremo in contest e tutto quanto, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana, ciao ragazzi!